Forza, muovete! Su, su! Sta stai male! Entra qua dentro! Andiamo! Carmelita non è con loro. Cercate in tutta la casa, presto! Ha portato via Chewie. Dov'è Florencia? Non so, ma dovete fare qualcosa, vi prego. Che non la uccida. Te ne prego che non la uccida. Alzati. Mi fai male. Fermati, fermati. Maledetto animale! Maledetto animale! Che tu sia maledetto! Florencia! Arriverà qui l'elicottero, signore. Non credo che venga. E se arriverà sarà quello della polizia. Che facciamo? Io credo che sia meglio prendere quella strada. E se arriva l'elicottero? Non arriverà, sta ferma, questa è una trappola. Io non correrò questo rischio. Se fuggiamo abbiamo più possibilità per salvarci. Sono sicuro che la polizia è appostata in ogni punto per finirci. Beh, io vado, voi fate quel che credete, andiamo! Lasciami! Vieni! Lasciami! Smettilo! Fuggiti, sicuramente hanno sospettato dell'elicottero. Dobbiamo riuscire a trovarli, separiamoci. Voi da quella parte. Non ce la faccio, lasciami, ti prego. Sicuramente c'è Nicholas, andiamo! Vai da solo, per favore! Cammina! Andiamo! Andiamo, alzati! Ma cosa vuoi da me?
minacci con la pistola e mi dici che mi vuoi uccidere. E lo farò se non chiudi il becco. Ascolta, bambina. Volevi i gioielli, vero? Volevi il lusso, volevi il denaro, non è vero? Lo volevi? Mi sono sbagliata. Non lo sapevo io, non lo sapevo. Sbagliata, eh? Alzati adesso. Andiamo. Rialzati. Non ne posso più. Allora scegli. Ti giuro che io non posso. Se sei così vicino vai da solo, ti prego. Ti giuro su mia madre che non lo dirò a nessuno. Rialzati. O vieni con me, o rimani qui. Però morta. Ma come credi? Per favore, con la stanza di Mario Salerno. No, beh, no, è che non ricordo il numero della stanza, ma lei può cercarlo. Come dice? Lei è sicuro che non risponde nessuno? Dottore, tutti quanti la stanno cercando. Ma perché? Che cos'è accaduto? Alberto Salerno è stato lì. Sei sicuro? Bene, io... Sta bene. Sarò lì al più presto. Melendez è morto. Fantastico, me ne rallegro. Proprio non vuoi dirmi dove è Florencia? Sta aspettando un figlio. Ti odiavo ancora prima che tu nascessi. Quando ti ho conosciuto non ti sopportavo. E non mi piace affatto che tu l'abbia vinta a tutti i costi. Finirò i miei giorni in carcere, d'accordo? Però non la spunterai con me. Che tu sia mio figlio o no, ad ogni modo, siamo diversi. Va bene. Fai come vuoi. Ha chiamato Leonardo. E perché non mi hai avvertito? Mi trovavo a casa di Angela. È che ha riagganciato subito, signora. E dice che verrà fra poco. E non ti ha detto niente di Florencia? No, signora. Per favore, Camillo, cosa ha detto esattamente? Cos'è successo? No, niente. L'abbiamo cercato ovunque, ma non siamo riusciti a trovarlo. Sei sicuro che è andato a cavallo? Non ne sono certo. Ma nemmeno con la macchina, perché è là, parcheggiata. E non ha usato neanche il camion. Tu non ti chiami Marcos, vero? No. Va bene, vai, grazie, Camillo. Sì, signore. Ha appena telefonato Leonardo. Da dove? Non lo sappiamo.
Ha parlato con Camilo. Sarebbe venuto qui fra poco. Ma non si sa se è vero. Camilo gli ha riferito del suo arrivo. Dice che era molto nervoso. Alberto, è vero che lei ha ucciso Melendez? Sì. Carmelita e Chuy sono qui. Sì. Il tenente Gallegos, per favore. Alberto Salerno. Tenente, ha qualche notizia di Florencia? Finora nessuna. Ma quasi tutti i miei uomini la stanno cercando. Anche il dottore, chiaro? E sta ancora interrogando mio padre? Sì, ma è molto testardo. Se ne approfitta perché lei è suo figlio. Ma spero che la stanchezza lo faccia parlare. Ah, stavo per dimenticare. Il colonnello è molto soddisfatto del suo lavoro. Ma è in sospeso la richiesta di estradizione. Ho l'ordine di arrestarla. Ma ad ogni modo sono soltanto delle formalità. Capisco. Mi dia tempo sino a domani. Grazie. Con permesso. Alberto. Dove va? Continuo a cercare. Abbiamo saputo tutto. E Laura? Sta bene, l'ho lasciata a casa. Di Florencia non si sa nulla? No. Andiamo. Con permesso. Salerno, sei lì? Rispondimi. Ho udito perfettamente la tua voce. Qui c'è Florencia. Non avere paura. Entra. Stupido animale! Stupido animale!
Camillo, che ore sono? Le 4 del mattino, signora. Sei abituato a restare sveglio, eh? Beh, no, in questo modo no. Felipe, dimmi, perché ti piace vivere in pericolo? Inseguendo delinquenti, rischiando la vita. Perché immagino che per farlo deve piacerti. Beh, se non mi piacesse non lo farei. E il perché non lo so. Ma credo che dipenda dalla propria indole. Da un altro lato è un lavoro necessario come il tuo. Beh, non direi. Però la paura, non dirmi che non la senti. Sì, è chiaro che c'è. Se non avessi paura sarei un incosciente. La paura è importante. Ti costringe a stare in continua tensione e ti spinge a lottare per sopravvivere. No, no, io non potrei farlo. Questo perché sai che ci sono persone come Alberto e come me, a cui puoi affidarti in un momento di necessità. Ecco, come è successo nel caso di Laura. Se fossi stato da solo, saresti rimasto a braccia conserte? O avresti tentato l'impossibile per salvarla? Beh, sì, hai ragione. Tutto dipende dalle circostanze. Beh, andiamo in cucina a prepararci una tazza di caffè. Questa è un'ottima idea. Alberto, non andrai da solo, vero? No. Mi accompagneranno Diego e Felipe. Alberto, vorrei ringraziarti per tante cose. E vorrei anche scusarmi, ma non so da dove iniziare. Non importa. Sì, sì, è importante. Vorrei tanto che mi capissi. Mi sono sentita umiliata quando mio cognato ti lasciò tutto. E non fu tanto per il denaro, quanto perché... Perché credeva fossi figlio di Alberto Duarte. Sì. È una situazione che si trascina già da molto tempo. Sì, da prima che tu nascessi. Io rimasi vedova molto giovane. E allora io e Florenzia venimmo a vivere qui. Alberto era un uomo buono. Per me era un uomo un po' speciale. Signora, non c'è bisogno che lei mi dica niente se questo la ferisce. Non deve parlarne affatto. Ad ogni modo la capisco. Allora, finalmente posso dire che mi fa piacere che tu e mia figlia vi vogliate bene. Questo è molto importante. Perché non mi avete svegliata? Perché avevi bisogno di riposare. Vado ad avvisare Diego e Felipe di prepararsi. Sì. Thank you.
Davvero, Leonardo, non sta bene. Cerca di capirlo. Non preoccuparti. Non gli farò del male. Bene, andiamo. A presto. Come ti senti? Bene. E tu? Bene. Mamma, fai molta fatica ad accettare che io e Alberto ci amiamo. No. Ora no. Voglio che tu lo sappia. Così potrei capire. Io ho voluto bene a tuo zio, ma non come il fratello di tuo padre. In un modo diverso. E quando lui si innamorò di quella donna, la madre di Alberto, e dopo seppi, o immaginai, che aveva perfino avuto un figlio da lei. No, mamma. Non mortificarti raccontandomi queste cose che sono soltanto tue. Non devi starci male. Ti prego. È chiaro, io ti capisco. Anch'io mi sono innamorata di un altro. Sai, sono sicura che mio zio ti ha voluto tanto, tanto bene. Sì. Ma in un modo diverso. Rientriamo adesso. Sì. Sai, desidero solo che tu sia tanto felice, figlia mia. Aspettami. Prendo il cavallo e lo porto qui. Non voglio che Leonardo fugga. Va bene. Pronto? Chi parla? Sei tu, Leonardo. Come può esistere qualcuno così crudele, così arido? Lorenzia ci ha raccontato tutto. Il carcere è poco per gente come te. Malvagio. Demente. Ma già sappiamo dove sei. Alberto ti sta cercando.
tranquillo. Tranquillo. Ciao. Non ti far niente. Tranquillo. Fermati o sparo! Sta per arrivare. Sì, mi ha appena avvisata che sta venendo qui. Senti, ma perché hanno aspettato tanto? Se quel Xavier aveva già confessato. Perché prima c'erano delle formalità da sbrigare e inoltre ha dovuto testimoniare nel processo a carico degli uomini di Mirandes. Si è concluso tutto bene. Sarai contenta? Sì, contentissima. E come va la gravidanza? Bene, va bene. Ma tua madre lo sa già che Leonardo non poteva avere figli? Sì, certo lo so. Quando vi sposerete, Florencia? Non lo so. Staremo a sentire cosa dice Alberto. Salve. Ciao. Sai che sta per arrivare Alberto? Sì, sì, lo so. Me lo dai un attimo, Diego? È il tuo libro. È già uscito. Sì, stiamo tutti bene, grazie. E voi? Non mi devi ringraziare proprio di niente. Alberto, mi ha detto Florencia che oggi viene qui. No, non c'è alcun bisogno che tu mi faccia nessuna raccomandazione. La vita mi ha fatto comprendere molte cose. Salutami tanto tuo marito, Elena. Sì, ti bacio. Era mia sorella. Povera donna, eh? Ha mandato qui la figlia per una vacanza e invece ha trovato la morte. Sì. Ma sua figlia intende sposarsi con quell'uomo? Perché no? Beh, dopo tutti gli scandali che ha sollevato e ancora smuove. Sì. Se la gente ha voglia di chiacchierare, chiacchieri pure, padre. Mio cognato ha voluto che fosse Alberto il suo erede.
e la volontà di un morto si deve sempre rispettare. E inoltre, Alberto è un ragazzo per bene e mia figlia lo ama. Beh, è evidente che io e lei abbiamo due concetti piuttosto diversi riguardo la moralità. Mi perdoni, però un tipo che non si fa scrupoli nel sedurre una donna che lui si è sposata non è una persona per bene. Per favore, padre. Mi scusi, però preferirei non parlarne. So bene che Florenzia non avrebbe dovuto farlo. Però io sarò eternamente grata ad Alberto per avermela riportata a casa sana e salva. È quasi incredibile. Sa, lei e padre Francisco siete così diversi. Sei stata al cimitero? Sì. Non pensarci più adesso. Se Dio vuole, ora è tutto finito e finalmente adesso puoi startene tranquilla. Mia madre mi ha detto che tu erediterai tutto il denaro di tuo padre, ma è vero? Le autorità ne hanno ritirato molto. Ma io non voglio avere neanche un centesimo da lui. Perché? Perché è denaro sporco. Poi non voglio assolutamente pensare a quell'uomo come a un padre. Però lui era tuo padre. E io sono convinta che provava dell'affetto per te. La prova è che ti ha lasciata libera. Che fate qui? Niente, parlavamo. Senti, quando parti? Beh, vedi, Alberto vuole che io resti. Beh, se è così, perché non lo accontenti? Perché mi piace molto il mio lavoro. A me non sembra un lavoro tanto piacevole. Con un'attività del genere non ti potrai mai sposare. Nessuna donna vorrebbe vivere continuamente in ansia. Certo, però se nessuno svolge più incarichi come questo, chi si occupa poi di difendere le ragazze come voi quando sono nei guai? Sentite, avete già qualche impegno per stasera? Perché vorrei invitarvi a venire con me a San Miguel. Accetto volentieri. Tu vieni, Carmelita. No. Un'altra volta ti ringrazio. Ci vediamo dopo. Ciao, Filippo. Arrivederci. Poverina. E dimmi, com'è la Spagna? Oh, è molto bella. Ti piacerebbe vederla? Sì, magari. E adesso che viene ti posso presentare come cuoca di Marcos, o non vuoi? In fondo lui è il padrone, no? Io non so. Può darsi che io me ne vada da qui. Ma perché? Perché comunque stiano le cose. È lui che ha ucciso mio fratello. Certo, Angela. Ma lo ha fatto solo per legittima difesa. Lui voleva uccidere. Era una situazione senza uscita. E tu devi sapere che se non fosse stato per lui, anche Chuy sarebbe morta. È comunque doloroso, credimi. Sì, capisco. Grazie per avermi offerto da bere. Ci vediamo dopo. Sì. Come va? Ti hanno già rilasciato? Ma io non stavo dentro. Immagino che tu sia venuto qui per prendere possesso delle tue proprietà, è vero? Senti, io voglio che tu sappia che mia madre non t'ha mai tradito. Io sono tuo figlio. Se Alberto Duarte mi nominò suo erede, fu solo perché non aveva figli. E perché voleva bene a mia madre. Anna Maria ha deciso di venire a vivere nella tenuta con me. Ma com'è ironica la vita, eh? Il figlio è un poliziotto e il padre è un delinquente.
Se veramente tu sei mio figlio, fai qualcosa per me, no? Sì, ci proverò. Comunque, di qualunque cosa hai bisogno, di essere lieve di farmelo sapere. Ci rivedremo. Con Sebastian Tequeda? Sì, lo hanno lasciato libero subito dopo la confessione di Bernardo. Ah, povero. Non capisco come Leonardo abbia potuto compiere un'azione così vile. Da quello che ha fatto allo zio è evidente che aveva disturbi mentali. Florencia? Sì? È arrivato Alberto. L'ho visto mentre stavo salutando padre José Maria. Scusate. Con permesso. E per noi, che si prospetta? Io proporrei un periodo di prova, diciamo, di 3 mesi. Se capiremo che siamo fatti l'uno per l'altro, allora ci sposeremo. E allora ci sposeremo. Benvenuto, signore. Non chiamarmi signore. Noi due siamo amici. Grazie, fratello. Anzi, Alberto.